Tu mi hai obbligato a fare Draftgold, mi hai obbligato a fare Dark Pyrex, mi hai obbligato a fare la peggio merda dell'umanità. Adesso facciamo gli FSK. Ma gli FSK, allora, personalmente, tu non ho niente contro Taxi Big, mi sembra pure simpatico adesso di Fishbowl. La simpatia. Però è proprio mi rifiuto, è un rifiuto. Ma pure tu sei un rifiuto. Sono abbandonato da piccolo. C'hai ragione. Non so come comportarmi su questa situazione. E non comportarti. Allora, facciamo una cosa. Se dobbiamo farli per forza, però voglio sapere tutto di loro. Voglio sapere la storia. Che cazzo è diventato uno di loro direttamente? Voglio sapere tutto di loro. Quindi sì. Partiamo dalla prima. E chiedi a Social Boom. Face adesso, figlio della me! Siamo pronti per partire a guardare una delle canzoni che hanno portato al top dei top dei top in Italia, uno dei gruppi più potenti della scena, secondo... Sigla! Che sigla hai messo? Quella vecchia. Mi hanno detto gli omini verdi che ci stanno preparando la nuova. Quanto siamo in fissa? Botto. FSK. FSK, like, condividi, commenta, ma soprattutto. Muoviti i chili. Dai raga, sono in fissa, raga. Cioè, da una parte, cos'è che le due cose che mi fanno più schifo nella vita? Uno, la musica da mangiapastiglie. Due, i testi trap malandrini. Tu li metti insieme e esce Taxi Big che mi piace un botto. Andiamo a vedere, raga. Ma che cosa hai messo dietro la televisione? È free climbing però con le macchine. Ma che cazzo, ci sono in Calabria? Vai che ci passa. Vai. Metti la seconda. No, raga. Metti sotto il tappetino della macchina così non gira vuoto la ruota. Ma vuoto la ruota. No, devi mettere sotto il tappetino della macchina così dal fango non va, non gira. C'è zio calabrese che metteva le pietre sotto. Anche. Vai, metti la seconda. Cosa? Questo è il nuovo sport, raga. Impantanare. No, vai. Ce la fa? Ma gira vuoto. No, raga, è veramente più interessante questo. Questo è lo sport del nuovo. Guardalo. Che sport. Il carico di Peroni andava portato in salvo. Ma che sport è, raga? È lo sport. Vabbè, va bene. E niente, allora noi cominciamo subito con i grandissimi. Voci di corridoio mi hanno detto che manco hanno iniziato, hanno già rotto il cazzo. Vai. Voci di corridoio, cosa? Questi corridoi. Vai. Dobbiamo anche analizzare il testo. Ciao. Guaia. Guardali. FSK Polare The Gang. Contro LSU. Pieno, Benissimo. Allora, lui è un pacioccone, Sì. Cocaina nella cookie. Gang. Calice di fuoco. Vinco la prova del fuoco. Con la brodo. Cocaina nella cookie. Ma cioè, è napoletano, giusto? No, è solo che lo butto. Shbor. Ha detto la parola con la N, raga. Il problema non è la parola con la C che incita la droga. Il problema è la parola con la N. Da noi sempre mezzogiorno. Sì. Sono carini, però, sono da abbracciare. Era dal foro. Cosa fa? Ehi, cosa si fa? Mafia. Ma come è bravo? Foto la cassa. A fare così con le gambette. Sai che non li raccolgo. No. Mamma. Cookie mamma. Cookie mamma. Cookie mamma è quella di. Cookie mamma. La canzone calabrese di Cookie mamma giapponese. Le papillon della mamma. La farfallina è mamma, tu va. Beccarci col ferro. Quanto dura un film? Sì, perché adesso vanno nella villa abbandonata. Guarda, solo un minuto abbiamo ascoltato. Sì. Non ci posso credere. Ah, scusa, ho avuto un problema spazio-temporale. Pensavo fosse 2 minuti e mezzo quello che ho sentito. È temporale, finora. Quando fuori piove. Piovono cash, sai che non li raccolgo. Sai che non piovono cazzi. Cooking che mamma. Cooking mamma, vai. Sempre un uomo. Guardalo. Che lo dico. Per dirlo a testa per una pana. Per dirlo a testa. Ma perché fa le faccette? Perché? Simpatico, no? Trappo, faccette. Faccio tutto il pancapuzza. Il pancapuzza? Che cos'è un pancapuzza? Faccio tutto il pancapuzza. Però terminologia, guarda. Faccio tutto il pancapuzza. È studiabile socialmente questa cosa, non dico di no. Non dico che sia sbagliato totalmente. Faccio tutto il pancapuzza. Mi piace. Poi con la faccia carina, simpatica. Faccio tutto il pancapuzza. Erano i soldi. Con cocaina nella cookie. Te ne sempre mezzogiorno. Vinco la prova del cuoco. Spacca. Non c'ha 20 euro. Questo è 700 euro. 200. Ah, è 200? Sì. E allora è sbagliato. No, può essere. Non è multiplo. È girato. No.
aspetta, 700 non è euro al contrario? Non c'è una banconota da 700 euro al contrario. Questo mi stavo chiedendo. Sappiamo le banconote da 700 euro al contrario? Al contrario, però. Basta... c'è una maglietta, ho capito. Con il brodo, tieni tu con il brodo. Vinco la prova del cuoco. Lì nel calice di fuoco, guarda che non è brutta come concettualità. Lui assomiglia a mio compagno delle elementari quando facevo le elementari, che si chiamava Stefano. Era simpa, lo abbracciavi. No, io voglio sentire un'altra canzone, questa è una merda. No, se lo meritano i ragazzi, le sentiamo. No, solo un pezzo, un pezzettino. No. Non mi fido, no. Se allora, ragazzi, volete un'altra canzone della FXK? No, fidati. No, dai, parlo, non mi fido. Danielo, fidati. Ti ho anche sicuro che non finiamo di vederla. No, vediamo, no, come finisce. Come finisce male? Devi fidarti, ti ho anche coniugato il nome. Ah, questa. Questo video è bellissimo. Aspetta, Rosa Chemical la produzione. Rosa Chemical è un amico loro. Che rappa male, trappa male e produce. Bravo, producere. Allora, saltiamo un tutto attimo, l'intro. Devo chiederti una cosa, ma questa quindi è la prima puntata di Perché mi piace? Sì. Allora, d'ora in poi faremo questa serie che si chiama Perché mi piace. Ogni volta porteremo qualcosa che all'altro fa cacare e dice perché mi piace, ma veramente sì. Stai schifo. Allora, saltiamo un minuto di intro perché lui fa quello che l'hanno arrestato e fa il figo in caserma. Beh, non ce ne frega un cazzo. Vai! Il pezzo inizia a 0,53. Questa è Rosa, chemica, sì. Mannaggia la merda. Ah, il commissario lui. Fato, frato. Devi fare le mossette, Non so cosa sta dicendo. Fai così con la testa. Waller. Ma le facciate le fanno apposta? Sì. Così, perché si prendono da simpa? No, o perché sono le faccette trap per attirare i bambini che vogliono essere dei futuri tossicodipendenti. Allora di fare le faccette. Faccette con la cocaina o con la droga in generale. Penso al furto. Gli ha tirato una busta a mocca. Sì. Gli ha fatto malissimo. Sì, però l'ha parata, eh? Sì, per carità. No, faccio tutto sopra. No. Quando uno spacca. Questa qua macchia avrei se non fosse. Ma perché è vestita da maid? Era bellissima. Non posso tagliarlo. No, ma è il vestito da maid che fa tutto. Perché poi quella. Ragazzi. Neanche il vestito, ma c'è un po' di coscienza e coerenza. No, mi è salita tutta quella che si sono pippate. Ma che belli vestiti da vecchi. Mi sta cadendo la faccia poco a poco, Taxi B, Ma mi spieghi cosa. Gli è caduta la faccia. Comunque geniale. Non so cosa stanno dicendo. Sono due uomini, Scena da Terminator 2. Ma non ce ne frega un cazzo di te che rappi. No, dai, fammi sentire. Ce ne frega un cazzo della rappata, noi, Ehi. Possiamo vederci ancora due di video? No. Prego. No. Dai, sono bellissimi. Ah, è lo schifo della merda. Ti piacciono? Molto. Perché ti piace? Non lo so. Sì, io se riesco a trovare la tua chiave di lettura, capisco, probabilmente avrò quella concezione e quella comprensione del mondo che mi manca da quando sono nato. Sai, la ricerca della perfezione, no? E io, è suicidio se, la ricerca esatto, della esatto. Se trovo. Perché cos'è che ti fa piacere questo? Mi suicido. Hai detto proprio bene, bravo. Adesso mi fai sapere perché mi piace. Vai. Non lo so, dalle faccette. Parlo di Taxi B, che è un pacioccone e si vede. È un pacioccone malandrino tossicino. Appunto, proprio c'è proprio faccia la fishbowl. Credo che c'ha le buste come i criceti, le nasconde qua. Bello nel video, devo dire, bello quando gli arriva la busta in faccia. I video sono curati. I video sono curati. Sì. Da chi non si sa, ma sono curati. Ma in realtà lui fa anche roba molto più incazzata. Sì, col beat proprio da magna pastiglie. Ho sentito qualcosa, però ti devo dire. Vabbè, raga, se volete che facciamo il disco
dovete scrivermi. Oppure qua se sotto. Volete una carrellata di video, che è ancora meglio del disco, 15.000 like. O se volete la reaction ai ragazzi con la panda che stanno andando in campagna a cercare un posto per grigliare. Va, scrivete qua sotto quello che volete ancora, che vi portiamo. Si è bloccato ancora. Niafa. Però potremmo mettere Taxi B a fare questo lavoro qua. Con un taxi, però. Sì. E cerca, secondo me lui con un taxi, se giustamente motivato. Sì, bravo. Riesce, dai, zio. Questo è mio zio quando cercava di con la panna 4x4 davanti al mare. Che non ce la fai. E niente, hanno chiuso. Ho detto, guarda, fa niente. Basta. Piscio. Si chiama i lupi della Sila. Motor crew. Adesso devo andare al mare dopo che ha piovuto. Outdoor. E comunque più interessante del video che abbiamo visto prima. Credo che siano i minchia della Sila. I lupi minchia della Sila. Allora, vabbè, per tornare a Taxi B, so che è molto interessante, non guardarlo più. Che cazzo di sport è? Lo sport più bello del mondo. Fare 20 metri in un quarto d'ora perché non sono riesco. Eccolo, ecco. No, fai la retro. Ma l'ha mandato indietro con Rewind o è lui che fa la retro? Lui che fa la retro, che gli ha detto zio di fianco e dice: ehi. No, Rewind. Ah, ha detto no, devo prendere un po' più rincorsa. Ma raga, ma è veramente interessante. Cioè, ce l'ho fatta. Era proprio il pezzo che gli mancava. Ma vabbè, comunque, raga, se volete qua sotto scrivete sì tutto il disco. Oppure o, sì, o sì, carrellata della minchia della sì. O sì, rupi della minchia. O solo i video. I video sono belli. Di chi? Allora, praticamente non lo sai, è una merda. Fa tutto schifo eppure mi piace. Ma talmente, è talmente lontano da quello che sono io. Che l'opposto ti attira. Va bene. Cioè, la Dark Polo non mi piaceva all'inizio. Però aveva un mood. Il primo video, quello lì del calcio del cazzo di fuoco. Sì. Era evidentemente la stracopiazzatura della prima Dark Polo Game. Certo. Palese, infatti, certo. Faceva anche schifo. Ma quello che è venuto dopo, altre cose invece. Secondo me sta prendendo più confidenza con quello che vuole fare. Sì, vuole farsi. Con quello che vuole farsi. E quante volte. Ah, ci sono simpatici. Io guarda, sono ci per. Fare questa serata? No, io li costruirei questi, no? Recinti? Sì. Dei Gan Eden. Dove però devi lavorare dentro, no? Dove mette tutta sta gente? Mi ricorda qualcuno? No? Eh sì, e poi. Boh. Poi cosa fai con quella gente? Con quella forza lavoro? Con quella forza lavoro? Produci ricchezza per il suo popolo. Vabbè. Così, è una cosa mia che è una roba che gli è salita adesso, quindi vabbè, io l'accetto perché tanto di storia non ne so niente, quindi per me va bene. Chi parla di storia? No, questa è la mia fantasia. No, ma no, in storia che può essere anche storia futura, di cosa stiamo parlando. Storia futura, di cosa stiamo parlando? Cosa stai dicendo? Parlo? No, basta. Ciao.